Pace e bene, cari fratelli e sorelle. Questa settima domenica arriviamo alla vetta del discorso della montagna, al cuore stesso del Vangelo: amare sempre tutti, anche i nemici. La domanda sorge spontanea: ma è possibile viverle queste parole? Con le nostre sole forze, no. Ma allora Gesù ci chiede l'impossibile? Neanche. Il punto è che Gesù non solo ci dice di amare i nemici, ma ci dà anche la grazia, cioè la capacità di farlo. Non ci dà solo l'esempio, non ci dice solo cosa fare, ma soprattutto ci dà la grazia di poter amare. Egli infatti a Pentecoste, nel battesimo, ci ha donato il suo spirito. Cosa significa? Che lui ci comunica le sue stesse disposizioni, infonde in noi con la carità la sua stessa capacità di amare tutti, anche i nemici. Allora partiamo da qui, dall'annuncio che in Cristo, coltivando il rapporto con Lui, ecco la preghiera, la meditazione della parola, i sacramenti, diventiamo capaci di vivere queste parole altissime e meravigliose. Entriamo ora proprio nel vivo del testo con le ultime due antitesi, cioè i due ultimi salti di qualità. Anzitutto Gesù cita la legge del taglione. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Spesso anche oggi è citata quando, ricevuto uno sgarbo, si risponde e si ripaga con la stessa moneta. No, al tempo di Gesù questa legge serviva a mettere un limite alla vendetta. Era infatti una norma del diritto che stabiliva, per dirvela in modo semplice, che la vittima non potesse fare all'offensore più di quanto l'offensore non le avesse inflitto. Ma Gesù ci propone la giustizia più alta del Vangelo e parte da un divieto generale che poi esplica attraverso 4-5 esempi. Il divieto è: non opponetevi al malvagio, come a dire rinuncia a qualsiasi forma di reazione violenta. Il punto è non rispondere al male che l'altro fa facendo a tua volta il male. Gli esempi che seguono ci indicano degli atteggiamenti da tenere nelle varie situazioni concrete della vita. Porgi l'altra guancia, dunque rinuncia ad ogni forma di violenza e di vendetta. Se uno ti vuol togliere in tribunale la tunica, tu lascia anche il mantello, cioè sii disposto anche a lasciar tutto e a perderci pur di non alimentare un contrasto con il fratello. E ancora, se uno ti costringe a fare un miglio, tu fanne anche due. Cioè sii disposto a dare di più e oltre rispetto a quanto uno possa domandare. E ancora, dona a chiunque ti chiede e a chi ti chiede un prestito non voltare le spalle. Cioè sii disposto a dare sempre senza attenderti nulla in contraccambio. Capite dunque che il Signore ci indica di rinunciare a qualsiasi atteggiamento violento e di rivalsa sull'altro ed essere disponibili a donarci e a donare sempre e comunque. Uno potrebbe chiedersi: ma se tutti facessimo così, i furbi dominerebbero, l'ingiustizia dilagherebbe. E invece no, miei cari, se tutti facessimo così, capite che il regno di Dio sarebbe già compiuto sulla terra, perché tutti ameremmo totalmente, completamente e generosamente chi abbiamo accanto. Mi viene in mente la testimonianza di Don Pino Puglisi, che quando il suo assassino, che sapete, Don Pino è stato ucciso a brancaccio da un sicario mandato dalla mafia del luogo, ecco, mentre quest'uomo gli sparava, Don Pino gli sorrise e nel sorridergli gli disse: ti stavo aspettando. E il suo assassino, quando poi si costituì, perché tormentato da quel sorriso, disse: mentre stavo per sparargli lui mi ha sorriso, in quel sorriso ho improvvisamente capito che la sua bontà era più forte della mia cattiveria, il perdente ero io. Arriviamo infine al culmine, cioè l'amore per i nemici.
E Gesù richiama il precetto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma com'è possibile farlo? Prendiamo tre semplici punti. Il primo, volerlo fare. Il secondo, pregare. Il terzo, darsi da fare. Anzitutto, per amare il nemico è importante volerlo fare. Vedete, un conto è dire non ce la faccio, ma Signore aiutami. Un altro conto è dire non ce la faccio perché in fondo non voglio perdonare, non voglio amare, non voglio andargli incontro. Se è così, diciamo simpaticamente, non c'è santo che tenga, non c'è grazia che basti, ma perché semplicemente io non la voglio accogliere. Quindi, primo punto, voler amare, volerci aprire a fare all'altro un dono, il dono del perdono, il dono dell'amore. Secondo punto, pregare e guardare al Padre. Gesù infatti ci dice, pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Quindi, prima cosa, pregare. Cosa vuol dire? Ad esempio, ogni giorno, nei miei minuti di preghiera, pensare a quelle persone con le quali ho più difficoltà e presentarle a Dio. Ma non pregare perché il Signore gliela faccia pagare, perché gliela faccia vedere Lui, perché Signore, come dicono tanti, poi te la vedi tu, poi rendono conto a te. No, pregare facendo magari risuonare nel nostro cuore le parole stesse di Gesù, che mentre veniva crocifisso disse: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Pregare per loro, perché Dio le benedica. E pregare anche per noi, chiedendo il dono dello Spirito, che Dio ci aiuti ad amarle, a guardarle come Lui le ama, come Lui le vede. In fondo, il nemico, vedete, ci rende un grande servizio, potremmo dire, perché ci svela le pulsioni egoistiche che abitano in profondità nel nostro cuore, quell'aggressività che ci porta a volte a voler far fuori l'altro dal nostro cuore, come abbiamo visto domenica scorsa. Se davvero preghiamo, è impossibile innalzare i nostri nemici alla presenza di Dio e continuare nel tempo ad odiarli. Persino, diceva un grande autore spirituale, Nowen, nel contesto della preghiera, anche il dittatore senza scrupoli e il torturatore perverso cessano di apparire come oggetto di paura, di odio, di vendetta, perché quando preghiamo siamo al centro del grande mistero della divina compassione. Probabilmente non c'è preghiera tanto potente quanto quella per i nostri nemici. Ed ecco, proprio lì nella preghiera per loro il nostro cuore si rinnova e fai esperienza di una cosa, che in fondo loro sono umani come te, sono fragili come te, sono limitati come te, ma soprattutto sono amati come te. Secondo punto, guardare quello che fa il Padre. In fondo Gesù ci dice: il Padre fa sorgere il sole su tutti e fa piovere su tutti. Dio stesso non dice: beh, su quello buono oggi faccio splendere il sole, sul cattivo tiro giù una tempesta. Quindi Dio, a livello già oggettivo del creato, ama tutti e va a tutti incontro, come figli, come creature amate. È molto bella una storia che accade ai tempi dei monaci del deserto. Un fratello della Libia andò da padre Silvano sul monte Panefo e gli disse: Padre, ho un nemico che mi fa del male. Quando ero nel mondo mi ha rubato il mio campo, mi ha spesso teso insidie ed ecco che ha assoldato della gente per avvelenarmi. Voglio consegnarlo al giudice. L'anziano gli disse: fa ciò che ti dà pace, figliolo. E il fratello disse: Abba, in modo semplice, padre, se riceve il castigo la sua anima non ne trarrà profitto. L'anziano disse: fa come ti pare, figliolo. Il fratello disse all'anziano: alzati, padre, preghiamo e poi vado dal giudice. L'anziano si alzò e dissero il Padre nostro. Come giunsero alle parole: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, l'anziano disse: non rimettere a noi i nostri debiti come noi non li rimettiamo ai nostri debitori. Il fratello disse: ma non è così, padre. È così, figliolo, disse l'anziano. Se veramente vuoi andare dal giudice per vendicarti,
Silvano non fa altra preghiera per te. E il fratello si prostrò e perdonò al suo nemico. Terzo punto, abbiamo detto che per amare il nemico serve volerlo amare, serve pregare, guardare al padre, quindi darsi concretamente da fare per andargli incontro. Amare, nel senso biblico, non indica soltanto un sentimento, ma indica soprattutto il fare pratico, la concretezza dell'agire per il bene dell'altro. Quindi può essere rivolgere il saluto, anziché cambiare strada quando vedo da lontano quella persona. Può essere andargli incontro, salutarlo con il sorriso, fargli un favore, portargli un piccolo dono, condividere qualcosa. Insomma, darsi da fare concretamente per andare incontro all'altra persona. Così possiamo essere davvero figli del Padre nostro che è nei cieli, dice Gesù. E Gesù conclude dicendo: siate perfetti, o meglio completi, integri, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, amando in modo pieno, completo, senza limiti né distinzioni, a immagine e a somiglianza di come Dio ci ama. Pace e bene a tutti.